Russia, se mi stai ascoltando, spero che tu sia in grado di recuperare le 33.000 email mancanti. Con queste parole, Donald Trump chiese pubblicamente alla Russia di recuperare le email di Hillary Clinton quando era segretario di Stato, mail che sarebbero state cancellate per nascondere verità imbarazzanti. Sembra che la Russia non si sia limitata ad ascoltare, ma che abbia agito di conseguenza. Questo è un estratto delle email scoperte dalla NBC News. Il Crown Prosecutor of Russia ha incontrato suo padre Aras stamattina e si è offerto di far arrivare al comitato Trump alcuni documenti ufficiali e informazioni che incriminerebbero Hillary e i suoi rapporti con la Russia e sarebbero molto utili a tuo padre. Ovviamente è una questione di alto livello, molto sensibile, ma è parte del sostegno della Russia e del suo governo a Trump e dell'aiuto che ci stanno dando Aras ed Emin. Secondo te, qual è il modo migliore per gestire queste informazioni? E saresti in grado di parlarne direttamente con Emin? Posso anche fare arrivare queste informazioni a tuo padre attraverso Rona, ma è una cosa super sensibile, quindi volevo parlarne prima con te. Il Crown Prosecutor of Russia dovrebbe essere il ministro della giustizia russa, mentre Emin è con ogni probabilità Emin Agalarov, che contribuì ad organizzare l'incontro e che è il figlio di un ricchissimo imprenditore, Aras Agalarov, molto amico di Vladimir Putin, nonché ex socio in affari dello stesso Trump nell'organizzazione del concorso di Miss Universo. Rona è invece probabilmente Rona Graff, l'assistente personale di Trump. Tutte le email risultano inoltrate a Paul Manafort e a Jared Kushner. Il figlio di Trump rispose così all'offerta: I love it, specialmente più avanti in estate. Il 9 giugno del 2016 Donald Trump Jr. incontrò un'avvocata legata al governo russo alla Trump Tower di Manhattan. All'incontro parteciparono anche Paul Manafort e Jared Kushner, il genero di Trump, oggi influentissimo consigliere della Casa Bianca. Ovviamente sia Trump che gli altri dirigenti del comitato Trump non hanno mai denunciato quanto accaduto all'FBI. E per molti mesi il presidente e i suoi collaboratori hanno negato di aver mai ricevuto qualsiasi tipo di sostegno da Putin, sostenendo al contrario che la Russia non abbia mai tentato di interferire nella campagna elettorale americana. Altre email in possesso del New York Times dimostrano che l'incontro era stato organizzato esclusivamente per parlare di come il governo russo volesse aiutare il comitato Trump a battere Clinton. Sembra che quelle mail siano arrivate da una fonte interna alla Casa Bianca, segno che qualcuno sta cercando di far emergere la verità, forse preoccupato dei legami e della dipendenza di Trump dalla Russia, o più semplicemente perché preoccupato dall'incapacità di Trump di governare e di prendere delle decisioni. Non ci sono prove che Trump fosse a conoscenza dell'incontro, anche se appare molto improbabile che il capo del comitato elettorale, il figlio e il genero del candidato partecipino ad un incontro del genere senza avvisare prima o dopo il candidato stesso. Trump, dopo aver chiesto a James Comey, l'ex direttore dell'FBI, di chiudere le indagini contro Michael Flynn, lo ha probabilmente licenziato perché l'indagine dell'FBI sulle collusioni tra la campagna elettorale di Trump e la Russia avrebbero probabilmente portato alla luce i loschi affari, il denaro riciclato e i sospetti partner commerciali con cui è invischiato Donald Trump. L'indagine è quindi passata nelle mani del procuratore speciale Robert Mueller, che è succeduto a Comey alla guida dell'FBI e che sta indagando su almeno tre diversi filoni. Per prima cosa, sulle interferenze della Russia nella campagna elettorale presidenziale del 2016, sugli attacchi informatici contro Hillary Clinton e il Partito Democratico ed il conseguente furto di montagne di dati e di email
poi pubblicate da Wikileaks, ma anche sulla produzione e diffusione, anche a pagamento, di moltissime notizie false online, ma soprattutto sugli attacchi informatici ai sistemi di voto americani, che ci sono stati, anche se non sono andati a buon fine. In secondo luogo, vuole verificare se qualcuno all'interno del comitato elettorale di Donald Trump fosse al corrente delle intenzioni della Russia di danneggiare Hillary Clinton e che, invece di denunciarle, ne abbia approfittato, cosa ormai praticamente certa. La terza cosa è la possibilità che Donald Trump abbia tentato di ostacolare le indagini, prima chiedendo a James Comey di chiudere un occhio sul suo ex collaboratore, poi licenziandolo e poi ancora tentando di indirizzare e condizionare le indagini attraverso pressioni pubbliche e private. Il mandato di Mueller gli permette di indagare e perseguire qualsiasi reato si trovi davanti nel corso delle indagini, anche se non avesse nulla a che fare con il filone principale di indagine. Per esempio, Mueller potrebbe decidere di indagare sulle aziende di famiglia di Trump se nel corso delle indagini dovesse trovarsi di fronte a qualcosa di sospetto. Mueller ha arrestato George Papadopoulos, consulente di Trump per la politica estera nella campagna elettorale. È accusato di aver mentito all'FBI sui continui e ripetuti rapporti con i rappresentanti del governo russo al fine di ottenere materiale compromettente contro Hillary Clinton, in particolare le email di cui il governo russo era in possesso. Papadopoulos si è dichiarato colpevole ed ha raggiunto un accordo con gli investigatori per collaborare in cambio di uno sconto di pena. Papadopoulos invitò più e più volte i membri del comitato Trump ad incontrare i russi e addirittura Putin in persona. Manafort e Gates erano due tra i suoi più importanti collaboratori ed hanno come minimo mentito all'FBI circa i loro rapporti con i filorussi in Ucraina durante la campagna elettorale. Michael Flynn, il primo consulente per la sicurezza nazionale di Trump, si è invece dichiarato colpevole di una serie di reati, tra cui quello di aver mentito circa un suo contratto di lobbying con la Turchia. Il leader dell'Ucraina, Petro Poroshenko, si mise in contatto con Cohen, l'avvocato personale di Trump, affinché facesse pressioni su Trump e lo convincesse ad incontrarlo. Cohen avrebbe ricevuto in cambio almeno $400,000, anche se altre fonti parlano addirittura di $600,000. Un rapporto inviato dalla banca di Cohen al Tesoro degli Stati Uniti dimostrerebbe che Cohen ha ricevuto denaro da interessi ucraini. Cohen si sarebbe avvalso dell'aiuto di Felix Sater, un ex criminale condannato già socio in affari di Trump. Cohen è già nella bufera per la vicenda dell'attrice porno Stormy Daniels e per i milioni di dollari per le consulenze per corporation a cui prometteva accesso alla Casa Bianca. Ovviamente tutte le persone coinvolte negano ogni addebito e non ci sono prove che Trump fosse informato del pagamento. Poroshenko desiderava incontrare il presidente Trump per via di quello che era successo durante la campagna elettorale. Fonti interne all'Ucraina sostengono che Poroshenko abbia autorizzato la fuga di notizie perché era certo che Hillary Clinton avrebbe vinto le elezioni. L'Ucraina è in lotta con i separatisti sostenuti dalla Russia e non poteva permettersi di inimicarsi Trump. Poroshenko incontrò Trump nel giugno del 2017. Al termine dell'incontro tenne una trionfale conferenza stampa sotto il portico nord della Casa Bianca, vantandosi di aver incontrato Trump davanti allo stesso Putin. Una settimana dopo l'incontro, l'ufficio anticorruzione ucraino interruppe le indagini su Paul Manafort e vennero anche cancellati gli incontri già programmati con Mueller e con il direttore della CIA. Il servizio di intelligence ucraino scoprì che Manafort
aveva ricevuto molti più soldi di quanto non fosse stato reso pubblico. Durante l'incontro, l'Ucraina avrebbe accettato di importare carbone americano e avrebbe inoltre firmato un contratto da ben $1 miliardo per i treni diesel americani. In seguito, l'amministrazione Trump ha annunciato la vendita simbolicamente importante di 210 missili anticarro Javelin all'Ucraina. Da parte sua, Poroshenko avrebbe assicurato a Trump che l'Ucraina non avrebbe fornito ulteriori prove delle collusioni della Russia con la campagna elettorale di Trump. Insomma, in poche parole, i due avrebbero sancito una sorta di patto di non aggressione. Cari amici, questa è solo una parte dei legami di Trump con la Russia, quella che riguarda il Russia Gate. Dedicherò altri video all'argomento nei quali approfondiremo anche i legami di Trump con la mafia e gli oligarchi russi e seguiremo i fiumi di denaro sporco di cui ha goduto per anni. Un saluto dal vostro Matteo De Micheli e ci vediamo al prossimo servizio.